questa città, in questo quartiere, anche se non è il mio quartiere, per forza delle cose. Sono onorato di avere la possibilità di gestire una parola, no, laddove gli altri non possono. Però c'è anche da tenere presente che c'è una parte della città che tace e che ha bisogno di noi, perché gli dobbiamo dare quella parola. Enzo Moscato racconta il suo teatro alla sua maniera. Accade il 7 marzo, nella biblioteca Troisi di Pianura, in una sorta di adunata socratica, un'insolita assemblea dove siedono i conoscitori e gli appassionati della sua opera e i visitatori della biblioteca catturati al volo dalle magnetiche affabulazioni del drammaturgo napoletano. Fluisce densa la narrazione di Moscato, fra la liturgia assoluta di Artaud e le nostalgie della Ortese. E poi le memorie dell'infanzia ai quartieri spagnoli, piccole storie esemplari che delineano la riflessione sull'antropologia cittadina, sul suo specifico divenire dagli anni del boom economico ad oggi. L'evento fa parte del progetto Più Spazi Più Tempo, organizzato dal Comune di Napoli col supporto di diverse associazioni cittadine. Incontri aperti con artisti, scrittori, operatori della cultura, programmati in tutte le biblioteche municipali della città. Occasioni per esplorare in condivisione i vissuti e le esperienze nascoste fra i percorsi della creatività e dell'arte e per discutere collettivamente del ruolo della cultura nella crescita civile della comunità. Enzo Moscato sarà in scena al San Ferdinando dal 13 al 18 marzo con una rivisitazione del suo storico lavoro Ritornanti. Io credo che sia molto importante questa iniziativa del Comune di cercare dei livelli aggregativi con la gente in luoghi istituzionalmente dedicati alla cultura. Per me l'incontro questa sera col pubblico di Pianura è stato straordinario, perché non si è parlato soltanto del teatro come fatto di evasione o di fruizione estetica, ma del teatro come tentativo di formare o riformare una coscienza collettiva, civile della gente. Il teatro serve a questo, serve a fare anima e quindi serve a fare i cittadini. Il teatro costruisce, può costruire la bellezza, ma insieme alla bellezza, insieme al, se vuoi, alla suavità, alla leggerezza, al divertimento, all'evasione, deve anche costruire il senso etico, il senso morale dell'individuo. Fra gli ospiti dei prossimi appuntamenti, Manlio Santanelli, Maurizio De Giovanni, Massimiliano Virgilio, Maurizio Braucci. Il programma completo delle iniziative è disponibile su www.comune.napoli.it.